Il comune di Subiaco qualche anno fa ha realizzato una pista di fondo agonistica che collega Campo dell'Osso con Campaigli, frazione del comune di Cervara di Roma. Attualmente è un lungo tracciato sterrato percorso anche da auto. A questo punto i cittadini di Cervara si chiedono come sarà gestita questa pista e se sarà davvero una pista da fondo. Al momento utilizzata però per il passaggio delle auto, fatto che non va proprio giù agli abitanti. Ne parliamo questa mattina con il vice sindaco di Cervara, Claudio Nocente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, dottor Cervara, la pista raggiunge dunque anche il vostro comune. Lei condivide le preoccupazioni dei cittadini? Ma indubbiamente, noi siamo sempre attenti, insomma, cerchiamo almeno di essere attenti alle rimostranze che i cittadini ci propongono e ci fanno anche quotidianamente. Logicamente questo progetto è un progetto che potrebbe portare sviluppo turistico, ma è chiaro che deve essere regolamentato, come abbiamo fatto, perché insomma la regolamentazione è tracciata all'interno di un parco regionale di notevole importanza, deve essere regolamentato come abbiamo fatto noi col Comune di Subiaco e il Comune di Cervara all'interno del parco, e con la loro collaborazione di fare ordinanze apposite per regolamentare il flusso veicolare soltanto a persone giustamente che lavorano, che hanno attività in loco agricola o agrotecnica. Dottor Nocente, ma è utile un'altra pista in quella zona, visto che ce ne sono altre già di piste da fondo, come quelle di Campaigli, Valle Maiura, Campo Buffone? Cioè, si sentiva la necessità di un'altra pista? Ma guardi, noi come amministrazione comunale è stata autorizzata nel 2003 questa pista di Cirafondo in collaborazione col Comune di Subiaco, che è il Comune capofila. A noi ci tocca in minima parte perché è un piccolo lembo del nostro territorio, però ecco, ripeto, qualunque attività che possa realizzarsi in loco, perché l'economia purtroppo in loco non è che sia delle migliori, è sicuramente lo sviluppo turistico, però è chiaro che i precedenti non ci danno tanta ragione, perché ovviamente tante piste, tante situazioni di blocco totale delle attuali piste che lei quindi ha citato. Quindi l'obiettivo, dottore, è il, insomma, chiaramente il turismo, ma c'è anche un'ipotesi di costruzione e realizzazione di 80.000 metri quadri per residence, se è non sbaglio. Certo, sì, quindi c'è un discorso di l'utilizzazione privata all'interno di questo comprensorio, almeno nella nostra parte territoriale, e questo anche è stato regolamentato con apposita convenzione. Logicamente noi siamo attenti perché non si alzerà un tasso se non ci saranno tutte le autorizzazioni, non ci saranno tutte le dovute precauzioni a livello anche di incidenza ambientale, cosa che certo, quindi una grande attenzione a tutela del vostro territorio. Dottor Nocente, io la ringrazio per aver partecipato appunto telefonicamente alla nostra trasmissione. Grazie. Noi andiamo avanti.